Maurizio Costanzo Show, le accuse di essere ricorsa alla chirurgia estetica Vin Zuiden. Cecilia Rodriguez dopo il Grande Fratello VIP 2 sarà ospite del palcoscenico del Maurizio Costanzo Show, la modella finirà ancora sotto accusa? Ecco le ultime news. Attorno a Cecilia Rodriguez è scoppiata una vera e propria bomba mediatica legata al fatto che questa sia ricorsa alla chirurgia estetica. Sicuramente stasera al Maurizio Costanzo Show sarà proprio lei a dire la sua anche su questo, toccata nella sua sensibilità. La ragazza potrebbe anche esprimere il suo pensiero su un argomento importante anche se il maggior interesse sarà legato al suo rapporto con Ignazio Moser nato all'interno della casa del Grande Fratello VIP dove era entrata da fidanzata con Francesco Monte col quale aveva condiviso 4 anni e mezzo meravigliosi. Intanto su Leggo viene postata una foto che vede a paragone proprio la foto di Cecilia Rodriguez com'era all'interno della casa del GF VIP come invece si presentava qualche anno fa. A voi il giudizio, clicca qui per la foto. Ah. Dall'amore per Ignazio all'affetto per i fan. Dopo le critiche ricevute per la scelta di lasciare in TV il fidanzato Francesco Monte e seguire il cuore cominciando una relazione con Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez sta ricevendo l'affetto dei fans. Abbandonata la casa del Grande Fratello VIP 2017, la sorella di Belen si sta godendo il suo momento di popolarità insieme al nuovo fidanzato. Se questa sera sarà al Maurizio Costanzo Show insieme alla sorella e al fratello Jeremias, sabato pomeriggio potrebbe tornare a Verissimo insieme a Ignazio Moser che rilascerà la sua prima intervista televisiva post-eliminazione. Sempre più seguita sui social, Cecilia ha già dimenticato le critiche ricevute. Felice della scelta fatta, si gode non solo l'amore del suo Ignazio ma soprattutto il sostegno dei suoi ammiratori, pronti a seguirla anche nelle serate che farà nelle prossime settimane in giro per l'Italia, aggiornamento di Stella Di Benedetto. Cecilia insieme a Ignazio Moser nei camerini Mediaset. È un momento d'oro per Cecilia Rodriguez? Dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello VIP, non senza scandali e polemiche, la sorella di Belen è diventata una delle protagoniste indiscusse del gossip e delle trasmissioni TV. Questa sera sarà al Maurizio Costanzo e sabato comparirà a Verissimo, dove sarà ospite il suo neo fidanzato Ignazio Moser, uscito lunedì dalla casa del GF VIP 2. A dare la notizia è stato Gabriele Parpiglia pubblicando sulle sue storie di Instagram una foto della coppia nei camerini di Canale 5. Inizialmente erano stati annunciati come ospiti di Silvia Toffanin in solo gli ultimi eliminati del reality, ma sembra invece che Ignazio e Cecilia avranno una nuova occasione per parlare del loro, già molto discusso, amore. Appuntamento quindi a sabato 2 dicembre per scoprire di cosa parleranno Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, senza dubbio la coppia, nel bene e nel male, del momento. Il futuro con Ignazio. Tra poche ore Cecilia Rodriguez sarà ospite di Maurizio Costanzo, insieme ai suoi fratelli, ma senza Ignazio Moser. Dopo aver trascorso la notte dell'eliminazione insieme alla sua Keku, l'ex concorrente del GF è tornato in Trentino Alto Adige. Al quotidiano L'Adige, ha rilasciato la sua prima intervista in cui ovviamente ha parlato di Cecilia, in questi mesi è nato un sentimento più che forte, penso si sia visto anche in televisione, ha detto il giovane Moser che si dice certo del suo amore per la bella argentina. Al momento i due non hanno ancora progetti certi per il futuro, abbiamo un po' di cose da fare e non so quando verrà lei a casa mia. Cecilia è una ragazza molto semplice e credo proprio che piacerà ai miei genitori, ha detto Ignazio. Infine il figlio di Francesco Moser si è detto deciso a continuare a lavorare nell'azienda di famiglia. Ah. Parlerà di Francesco Monte?
Cecilia Rodriguez sarà ospite di Maurizio Costanzo insieme ai fratelli Belen e Jeremias. Molto probabilmente si parlerà della sua esperienza nella casa del Grande Fratello VIP 2, dove è nato l'amore con Ignazio Moser. Si parlerà anche della fine della sua relazione con Francesco Monte? L'ex tronista di Uomini e Donne è stato ospite di Maurizio Costanzo nelle scorse settimane, insieme all'ex cognato Stefano De Martino. Ieri a Mattino 5 Valerio Palmieri ha parlato del lungo colloquio, 5 ore, tra Cecilia e Francesco dopo l'uscita dell'argentino dalla casa. Ho sentito Francesco Monte, ma lui non vuole più parlare di questa vicenda. Secondo il giornalista Monte sperava di recuperare con la Rodriguez, l'ho sentito il giorno prima che entrasse, lui era convinto che molte cose fossero state montate ad arte dal GF per creare attenzione nei confronti del possibile legame tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Lui era convinto che molto fosse dovuto al contesto, al montaggio, a quello che si vede e quello che non si vede. Quindi lui è entrato perché pensava veramente che vedendolo, Cecilia sarebbe tornata alla realtà, che si sarebbe resa conto che la vita fuori era un'altra. Invece Cecilia era molto sicura della sua scelta. Ag. Cecilia Rodriguez da Maurizio Costanzo. Cecilia Rodriguez questa sera sarà tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show, in onda nella seconda serata della rete ammiraglia di casa Mediaset. La sorella minore di Belen, già la passata settimana era stata tra le protagoniste indiscusse del salotto del celebre conduttore romano e proprio la sorella ha avuto modo di difenderla in ogni modo fino a mostrarsi decisamente scocciata dalle battute degli ospiti sul palcoscenico del teatro. La conduttrice di Tussi Quevalis infatti, si è scagliata anche contro Andrea Pucci, reo di aver fatto una battuta sul celebre armadio dentro la casa del Grande Fratello VIP. Pucci, è il tuo lavoro e mi va benissimo, però c'è stata una smentita del GF. Per strategia ci ha messo una settimana, l'avrei fatto pure io per tenere il pubblico caldo. Ma è stato svelato che la testa di mia sorella arrivava alle spalle di Ignazio. Stop. Sarebbe stato molto volgare, ha sbottato Belen durante la sua ospitata televisiva al fianco del fratello Jeremias. Cosa dirà stasera la modella? Sarà pronta per le critiche del conduttore? Cecilia dopo il GF dice no alla D'Urso. Cecilia di recente, ha avuto modo di catturare ancora l'attenzione dopo essere uscita fuori dalla casa e comparire immediatamente sui social, sotto coperta al fianco del suo neo fidanzato Ignazio Moser. Tutto il resto è noia, scrive l'ex ciclista con la passione per la vendemmia. Citando una mitica canzone di Franco Califano quindi, pensava di spazzare via le polemiche che hanno investito la casa del GF VIP 2 dopo l'inizio della loro relazione d'amore. Tra le pagine del settimanale Chi è uscito con il nuovo numero nella giornata di ieri inoltre, Francesco Monte è stato paparazzato con le valigie dopo avere parlato con l'Argentina per più di 5 ore. Tra di loro è stata ufficialmente sancita la parola fine dopo un faccia a faccia lontani dalle telecamere dei programmi televisivi. Ed infatti, proprio la modella ha accettato di essere ospite di Verissimo con Silvia Toffanin e anche di Costanzo ma non di Barbara D'Urso, come mai? Anche Jeremias non ha partecipato né a Domenica Live e nemmeno a Pomeriggio 5. Francesco Moser parla di Cecilia, spero di diventare suo suocero. Dopo essere uscita dalla casa, per Cecilia Rodriguez sono incominciate anche le prime interviste tramite televisione ed anche sulla carta stampata. Intervistata tra le pagine del settimanale Nuovo, la modella ha confessato cosa ne pensa sulla famosa frase di Ignazio Moser che, dopo aver consumato un rapporto con l'Argentina, aveva confidato di essersi finalmente svuotato. La baby Rodriguez però,
non si è indignata per le rivelazioni del suo fidanzato affermando che, nonostante la frase di Ignazio possa risultare poco carina, non è sicuramente errata e raccontava la verità dei fatti. Cecilia, quindi, ha confidato di non essere arrabbiata con lui difendendolo a spada tratta ed ironizzando ancora sulla famosa agendina: spero che accanto al mio nome abbia messo tante stelline e cuoricini. Nel frattempo, il padre di Ignazio, Francesco Moser, ospite da Fabio Fazio, ha rivelato di essere felice per l'eliminazione del figlio. Finalmente torna a lavorare la campagna e sorridente si è detto speranzoso di diventare preso il suocero di Cecilia. Mi hanno offerto proprio in questi giorni in un'azienda agricola in Argentina, ha concluso.